Forse è stata tutta qui la mia ingenuità, solo ieri quando era più leggera la mia età. Ora so, si paga in pianto però, per crescere di più, ora lo so. Parlerò al futuro perciò, guarderò più in là nel tempo, con la convinzione che ho, che da questo momento ne uscirò. Eccoci qua, alla festa del 50° meraviglioso compleanno di Laura. Qui succede una piccola una grande sorpresa. Vediamo in questo momento che Massimo sta telefonando. Anzi, ha ricevuto una telefonata dalla figlia di Laura, Elisa, che si trova a Marrakesh. Ora passa la telefonata alla mamma e la mamma: oh bambina mia, come stai? Vi stanno facendo una festa meravigliosa, peccato che tu non sia qui, eccetera, eccetera, eccetera. In verità, Elisa si trova fuori dalla porta e tra poco vedremo, con grande sorpresa e grande gioia della mamma, quello che succede. Quello che era Marrakesh. È la mia bambina questa. Questa qua. Come te lo penso? Immaginavo. Mi cadono le ciglia finte. Ma sei qua? Che sorpresa! Che sorpresa! Ma roba da matti. Ciao. Fatto semplicemente due braccia Yeah.
siete, belle o brutte? Belle, belle. Ci siete già. No, perché se no è sempre la stessa scena. Ora puoi andare, non lo puoi chiudere questo. Dedicarvi questa serata, perché comunque sono 50 anni, sono un traguardo importante, la voglio dedicare a me, la mia festa, quindi la dedico a me, la dedico a mia figlia, che ho fatto una sorpresona stasera che non doveva esserci invece qua, e che la quale avrebbe meritato una mamma più mamma di me, e la dedico insomma a tanta gente che avrei voluto che fosse qua ma che non c'è più. E poi la dedico a tutte le mie amiche, vecchie, nuove, alle mie colleghe, ai miei amici di Volga, ai amici più recenti, più lontani. Poi la dedico all'uomo che negli ultimi 8 anni ha dato un senso alla mia vita. Grazie. Ci manca solo la Federica.
mangiare tutti e due. Ma che cosa? Li mangio. Sono un po' da correggere quei ragazzi lì, secondo quelle ragazze lì sono un po' da correggere. Quali? No, non niente. Adesso che ha spostato la barca. Auguri, auguri Laura di nuovo! Yeah.
le strane inibizioni.